al Giambellico del Mondo, che è un festival interculturale che, come vedete, si svolge in Giambellino. La casetta verde, la libreria, il mercato comunale, tutte le aree intorno, e cerchiamo insomma di mettere in scena tutte le culture che abitano i Giambellini. Perché il mio sogno è fare la cantante afro e avere questi capelli soprattutto, allora approfitto per carnevale. Questo è il banchetto del laboratorio di quartiere Giambellino Lorenteggio, che ha sede qui dove c'è la casetta verde. Noi facciamo attività per il quartiere, per risaldare i legami sociali, per far scendere le persone dalle case. Oggi siamo qui per presentarci, per partecipare al Giambellico con le tisane che vengono dal mondo, che hanno preparato i ragazzi di Samarcanda, che è la scuola italiana per stranieri, dei dolcetti, e facciamo una raccolta fondi per portare avanti le nostre attività. C'erano quasi tutte signore straniere per stare assieme, facevamo i corsi di uncinetto di maglia, e siccome nessuno era molto pratico, ognuno faceva un pezzettino, i pezzettini si attaccavano e poi abbiamo deciso di addobbare gli alberi. Serigrafia su tessuto. Stiamo scambiando i semi prodotti del Jumbel Garden lì alle tue spalle. Al calcio, questo gioco lo giochiamo spesso nel mio paese. Io vengo dalla Bolivia, sono qua in Italia da più di 10 anni e vorrei che magari qualcuno lo imparasse, perché è un gioco bello. Ma Kerom. Passa la prima volta. È un gioco dello Sri Lanka. Dai, Nico. Salve, questa è Le Radici e le Ali, è una scuola di italiano per stranieri, insegniamo a tutti gli stranieri, anche quelli senza permesso di soggiorno. Nella nostra scuola dal tetto ci piove e quindi chiediamo oggi una piccola donazione da un euro in su, e diamo in un biscotto a forma di tegolina con un proverbio internazionale, perché è nella lingua originale e in italiano. Molti di questi proverbi sono stati scritti dai nostri studenti. È un festival interculturale e cade proprio durante il carnevale, che è il giorno in cui ci si mettono ma ci si tolgono anche le maschere. E abbiamo deciso di fare intercultura di seconde generazioni qui in Giambellino, il quartiere è questo, in Giambellino perché ci sono il 33% di non italiani, come si dice, o stranieri. E molti sono giovani, la popolazione giovane qua al Giambellino sono gli stranieri. Ci piaceva farlo con loro e infatti lo stiamo facendo con loro. Ci sono i giochi di Samarcanda, ci sono le Radici Reali, ci sono diverse associazioni di stranieri e con gli stranieri, ci sono diverse associazioni che non trattano direttamente il tema ma ci lavorano, perché qua siamo tutti un po' stranieri, e ci piaceva farlo qua in periferia. Abbiamo fatto all'interno di questa kermesse, che ha davvero tantissime cose, la musica, il teatro,
tantissimi eventi, tra cui quello della rassegna di film. In particolare noi, diciamo, come progetto del Giambellino abbiamo presentato un progetto che si chiama Community Mapping, che è un'automappatura fatta attraverso l'audio e video degli abitanti del quartiere, con cui abbiamo prodotto, oltre a un sito internet, una piccola clip di 15 minuti che abbiamo presentato quest'oggi agli abitanti del quartiere. Va bene così, vi devo dire qualcos'altro? De questo giorno di carnavale uguale in Senegal. Bembo, así como eres, tiene de todo. ¡Oh, papu! ¡Oh, mira! ¡Oh, papu! ¡Oh, mira! ¡Oh, Jenny! ¡Oh, Jenny, tú! ¡Cesot! ¡Toto te goim! ¡Y hay historia! ¡Oggi! Creiamo una storia! La storia di un ragazzo come voi, come te, come te, come te, come sarete un po' più grandi. Questo ragazzo aveva una madre, sua madre gli ha detto non andare a cacciare nel bosco magico, perché c'è il drago e ti prenderà e ti mangerà. Ma la fidanzata del ragazzo gli disse: vai a cacciare solo nel bosco magico, fallo per me. E il ragazzo cosa fece? Chi ascoltò, la madre o la fidanzata? La fidanzata!